Buon pomeriggio da Monica in cucina. Oggi Monica ha deciso di fare dei muffin che a casa mia sono ghiotti di muffin. Li faccio in tutte le varianti. Oggi come li farà Monica? Li farò con amarelli sia all'interno che in superficie. Vengono veramente anche questi buonissimi, soffici, deliziosi e molto delicati e anche eleganti. Si prestano bene anche questi in qualsiasi momento della giornata. Anche se dovete regalarli, farete un'ottima figura. Vengono anche croccanti leggermente in superficie, quindi soffici all'interno e leggermente, ripeto, croccanti in superficie grazie allo zucchero semolato che forma una leggera crosticina. Seguitemi perché anche questi vi verrà voglia di farli. Ci vediamo mentre sono lì che la lavoro. A dopo! Stampo per muffin con filottini. 2 uova a temperatura ambiente, 75 g di burro, 250 g di farina 00 setacciata, 120 g di zucchero semolato, una bustina di vanillina e una bustina di lievito per dolci, 250 ml di yogurt bianco senza lattosio, un cucchiaio di liquore strega, amarene e fabbri quanto basta, zucchero semolato per spolverare la superficie del dolce. Questo naturalmente è opzionale. Zucchero a velo per spolverare la superficie dei muffin. Allora procediamo. In questa terrina ora io verserò tutta la farina che ho setacciato, la metterò tutta, prenderò la bustina di lievito, anche questo andrà setacciato, quindi prendo questo colino e metterò tutto il lievito. Comincio a lavorare bene in un cucchiaio in modo da lavorare bene la farina con il lievito, giro un altro secondo e metto da parte. Ho preso un'altra teglina e metterò il burro morbido, quindi l'ho tirato un pochino prima dal frigo, e ora verserò lo zucchero semolato. Mescolo bene bene, dovrà diventare come una crema. Ora vi faccio vedere come deve essere, così. A questo punto posso inserire le uova, le 2 uova, quindi una e 2. Ho messo appunto le uova e ora mescolo il tutto. Ora comincio a lavorarli così in modo da rendere perfetto l'impasto. Ora prendo la frusta, metto da parte la spatola che mi servirà successivamente dopo e comincio a lavorare così. Ora posso mettere il vasetto di yogurt bianco senza lattosio, mi raccomando. Lo yogurt senza lattosio è leggero, è buono, molto digeribile e soprattutto oggi che ci sono tante intolleranze è perfetto. Continuo a lavorare per bene con la frusta fino a farla diventare una sorta di crema. Ora posso versare la bustina di vanillina e la metterò tutta. Continuo a girare in modo da darle sapore. Posso versare il cucchiaio di liquore strega. Ora che ho fatto questa sorta di crema, vedete, posso versare piano piano la farina insieme al lievito che avevo messo da parte, poco per volta. A questo punto pulisco bene la frusta,
riprendo la spatola e comincio a fare dei movimenti circolari dal basso verso l'alto, in modo da pulire per bene tutta la terrina. Ecco come deve essere l'impasto di Monica in cucina. Ora posso prendere lo stampo con i pirottini, prendo un cucchiaino, adagio un po' di impasto, deve essere messo circa 3/4 per pirottino, poi prendo un altro cucchiaino, prendo le amarene, quindi ne metterò una al centro e ricopro ancora con un po' di impasto e farò così con tutti i pirottini. Ora posso mettere, questo a vostro piacere, da una a due amarene. Ecco, potete metterle in forno o così, oppure se amate la crosticina che si posa in superficie, prendete un po' di zucchero semolato e lo mettete sopra, così come fa Monica. I muffin sono pronti per essere messi in forno. Dovranno cuocere a 180 gradi per 20 minuti, forno preriscaldato, modalità statico. Noi ci vediamo dopo. Ecco i muffin appena sfornati, muffin soffici con amarene di Monica in cucina. Se volete potete mettere lo zucchero a velo, altrimenti vanno bene anche così. Con la dose che vi ho dato realizzerete dai 12 ai 15 muffin. Ecco i muffin di Monica in cucina pronti. Eccomi qua. Prendiamone uno, sono così belli, belli gonfi. Guardate. Sentiamo com'è venuto. Guardate che meraviglia. Guardate. Perfetto. Veramente buono, soffice, gustoso, con questo sapore delle amarene che si scioglie in bocca. Provateci anche voi. Ora io vi saluto perché questo muffin me lo finisco subito. A presto da Monica in cucina.